Ciao a tutti, Paolo Celano della Celano Box Genova. Anche noi abbiamo sospeso gli allenamenti a causa del coronavirus, però cerchiamo di allenarci a casa. I ragazzi si sono muniti, ho dovuto staccare i sacchi appesi e chi poteva si è portato a casa un sacco, qualche pesetto, le corde, i soliti strumenti che servono per poter far pugilato. Per continuare ovviamente ad allenarsi e a tenerci pronti per le gare che speriamo susseguiranno col tempo. È un vero peccato perché avevamo già in programma il 29 e il 30 di marzo, avevamo le prime gare del torneo esordiente che si disputano ogni anno insieme al maestro Zini della Elite Box Pegli e sono saltate purtroppo. Era il primo approccio della stagione. Poi successivamente avevamo delle altre gare, il 18 e il 19 di aprile, sempre con un torneo, erano gli Elite Seconda Serie Campionati Liguri, anche quelle da disputarsi a Pegli presso l'Elite Club, e anche quelle sono saltate. I ragazzi continueranno ad allenarsi perché non possiamo fermare la nostra attività. Ricordiamo che nel 2019 siamo arrivati sempre primi in Liguria come società agonistica, con i bimbi, con i pugili, e quest'anno avevamo anche l'esordio di Hervis Lala, medaglia di bronzo l'anno scorso agli assoluti, e doveva esordire da professionista. Avevamo l'esordio di Giorgia Tarabotto, una ragazzina di 13 anni, insieme anche a Noemi Caffarelli, anche a lei di 13 anni, che dovevano disputare i primi campionati italiani che si facevano a Gallipoli, anche quelli alla fine di marzo, ovviamente saltati. E purtroppo bisogna andare avanti. I ragazzi continueranno ad allenarsi perché tutti gli eventi che erano in programma saranno rimandati e speriamo di poterli fare. Però meglio uno stop così, diciamo un po' brusco, però poi ripartire alla grande che ovviamente ritrovarci con dei problemi più seri, perché in questi momenti bisogna pensare prima alla salute e poi allo sport, perché ricordiamo che il pugilato è già uno sport di grossi sacrifici, però noi siamo abituati a queste cose, perciò anche il coronavirus lo affronteremo nel migliore dei modi, mettendolo KO.